Buongiorno, a parte che sono le 2, però vabbè, questo vlog inizia, diciamo, un po' in ritardo. Allora, per il semplice motivo che stamattina sono andata a lavorare, poi sono tornata a casa, ho fatto colazione e ho pulito tutta la casa, per cui ora che fai tutte queste cose ci vuole un po'. Questa è stata la mia mattina, anche perché in settimana è sempre così, vai a lavorare e fai quello lì, non è che fai d'altro. Comunque niente, oggi è il mio compleanno, questo video voi lo vedete sabato, per me è domani, ma per voi è il 1° di febbraio, per cui tanti auguri a me e praticamente volevo vloggare perché lo faccio sempre ogni anno e volevo vloggare. In più, martedì ci sarà il video dei regali di compleanno. Io sono fissata con Natale, non capisco il perché. Comunque, fa male il braccio. Dei regali di compleanno. Ok, ho detto giusto. Per cui martedì ci sarà quello di video. Non vi farò vedere oggi cosa mi regalano, ma ve le farò vedere martedì. Io lo registrerò lunedì, che non lavoro, e voi lo vedete martedì. Per cui la mia giornata si conclude con: tra poco, tra un'oretta uscirò, perché vorrei stare in giro tutto il giorno invece di starmene a casa, anche perché c'è una bella giornata, c'è il sole, non so se si vede. Mamma mia, ma che occhi strani. Boh. Comunque, e per cui avrei intenzione di andare al supermercato per mangiare qualcosina, perché non c'ho voglia proprio di cucinare. Siccome ho pulito la cucina, non c'ho voglia di sporcarla. Allora, alla fine ho deciso di andare a mangiare qualcosina fuori al supermercato. Poi andremo a Cernobbio, perché poi alle 6 ho l'appuntamento dal parrucchiere, per cui mi farò i capelli. Li farò normale, lisci. E sì, mi sono ammalata. E per cui niente, una bella piega, un lisci normale perché fanno schifo. Allora ho voluto sistemarli almeno il giorno del mio compleanno. E niente, per cui dalle 6 non so quanto, fino a, di sicuro alle 8, perché la mia parrucchiera è sempre lentissima. Per cui starò lì per più o meno un'ora, due, spero non di più, perché poi alle 8:30 devo venire a casa per prendere i miei, perché mia mamma finisce alle 8 di lavorare e giustamente vengo a prendere i miei per poi dopo andare al ristorante. Andiamo al birrificio di Como, non so se da voi c'è, comunque andiamo al birrificio che dove fanno praticamente anche le feste di compleanno. Feste di compleanno per modo di dire, perché loro la torta la fanno loro, ma tipo io ho scelto la crema, la chantilly, crema e panna più o meno, poi non so che cosa ha fatto il mio ragazzo perché ha fatto tutto lui in poche parole. Poi ma in teoria mi dovrebbe arrivare anche una sorpresa, cioè il regalo di compleanno fatto da lui che vabbè, sono dettagli, lasciamo perdere. E mi deve arrivare, non so quando mi arriva, ma spero che mi arriva prima perché poi dopo esco. E andiamo fuori a mangiare, festeggio con la mia famiglia, e sto lì, vi faccio vedere cosa mangio, la torta, eccetera, e basta. Questa praticamente è la mia giornata che vi farò vedere. Lo spiego prima perché non c'ho voglia dopo di spiegarlo e di star lì 10 anni per spiegare tutte queste cose. Comunque, niente. Adesso aspetterò il mio ragazzo che finirà di lavorare e basta, perché è una giornata un po' così normale, perché di solito io non festeggio
in giro, ma festeggio sempre a casa. Tutti i compleanni che ho avuto ho sempre festeggiato a casa con i parenti e con la famiglia. Invece 2-3 anni fa festeggiavo sempre con gli amici. Siccome penso sempre agli altri e non penso mai a me, allora questa volta ho deciso di festeggiare con la mia famiglia e non con gli amici e con i parenti, perché ormai si cambia. Comunque, detto questo, 5 minuti è già anche un po' troppo, perché non voglio far durare questo video anche troppo, perché l'altro video di Verona non mi sono accorta che è durato quasi 50 minuti e sono rimasta, solo che non potevo tagliare perché quello è il vlog e quello non avevo visto i minuti, perché mica li scelgo io, sono forse una che parla un po' troppo. Va bene, allora niente, ci vediamo dopo, vi faccio vedere tutto quello che faccio e noi ci vedremo martedì, perché poi dopo da giovedì inizieranno. Perché quando faccio i video io deve sempre rompere i maroni con sta musica? Va bene, detto questo, mi sono truccata così, un po' semplice. Non ho messo il fondotinta perché sennò la parrucchiera mi collerà tutto il fondotinta. Mi sono vestita normalmente, maglietta da Primark, maglietta da Primark lunga, che io la uso come vestito. Scarpa ancora non l'ho messa perché sono in ciabatte, giustamente. Metterò, se riesco stasera, metterò i tacchi, ok? Per cui niente, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Vi faccio vedere quello che faccio, ovviamente. Volevo farvi vedere la mia pianta, ma voi, siccome ho notato adesso che queste piantine qua stanno un po' calando, cioè una mi è caduta, cioè un fiorellino mi è caduto e mi è dato un po'. Voi come la bagnate questa orchidea? Perché è bellissima, però sta piano piano andando un po' a pezzi. E mi dispiace perché io la bagno ogni volta, cioè ogni volta, la bagno una volta ogni 10 giorni, idem questa. Però questa qua è intatto, ma le foglie non me le vuole fare, cioè i fiorellini non me le vuole fare. Invece questa c'erano già i fiorellini, ma diciamo che non so perché li sto perdendo. E se mi aiutate a capire come si bagna l'orchidea, se quello che cioè praticamente è giusto quello che sto facendo una volta ogni 10 giorni, o non so, va bagnato un tot, non lo so. Se sapete ditemelo, perché non so come fare. Comunque bellissima e adoro, perché è bellissima, adoro questo fiore. Detto questo, a parte il mio punto finto di Primark, ci vediamo dopo, che è meglio. Quante volte ti devo dire che Maurizio non c'è? Infatti non la rendi con cazzoni, ti piacciono tanto. Mangia. Quindi, piacere. Adesso quello che ho fatto, diciamo. Adesso basta, è finito. Devo andare che stai, Brava, brava. Aspettiamo che vince la mia. La mia è allenata. Sono le 5. Volevo farvi vedere le torte che, cioè la torta che ho fatto, perché dopo vi spiego perché sono ancora in casa. Allora, questa è la torta che abbiamo comprato, che ormai l'ho finita. Questa è la torta
che praticamente ho fatto, si chiama banana bread. La ricetta me l'ha data Onorina, che è praticamente pepper chocolate 86, e è abbastanza buona perché si sente le come si chiamano, c'è dentro la banana e le noci, e sono buonissime. L'unica cosa è che usando la farina di ceci non è che sia il massimo, per quello che la prossima volta userò la farina normale. Lei la fa così perché giustamente gli piace, diciamo, restare in linea. Io, se non mi piace una cosa, è un po' complicato che la faccio così. Comunque è la prima volta l'ho fatta e diciamo che non è venuta male. L'ho mangiata un bel po' ed è buona. Questa è la torta che praticamente ho fatto 2 giorni fa. Eccolo il dolce. Questo è il dolce. Questa ricetta l'ho presa da Onorina. Direi che non è male, è buona. E mi ha dato la ricetta e io l'ho fatta. Ed è venuta così. Comunque, non sono ancora uscita perché devo aspettare il corriere. E ovviamente se esco di casa, il corriere poi non mi consegna il pacco e poi mi tocca a me andarlo a ritirare a Como, che praticamente è un po' distante da qua. E siccome devo aspettare sto cavolo di corriere, grazie al mio ragazzo, alla fine non siamo andati al supermercato, per cui vado direttamente dal parrucchiere a Cernobbio. Non so se riuscirò a farvi vedere Cernobbio perché, come non detto, il sole sta andando quasi via. In poche parole, sta andando quasi via e giustamente dopo diventa complicato perché diventa buio, non si vede niente. Per cui direi che questa giornata me la sta completamente rovinando solo per un cavolo di corriere. E sì, sono incazzata! Perché non è possibile che tutte le volte che devo fare qualcosa deve ordinare. Cioè, ok, non è colpa sua, però cavolo. Cavola. Cavolo. Cioè, non ce la faccio più, voglio uscire. Era una bella giornata, eccetera. Per uscire, per andare in giro. E alla fine mi tocca aspettare sto cavolo di corriere. Scommetto che arriverà alle 5:30, 6. Ci scommetto. Solo che io ho le 6 l'appuntamento dalla parrucchiera, per cui col cavolo che sto qua ancora. Per cui devo prendere e andare a Cernobbio. Per cui niente, aspetto ancora quei 20 minuti. Se non arriva io vado, perché non posso arrivare tardi alla parrucchiera, perché non so neanche quanto ci metto a farmi i capelli, almeno chissà. Per cui niente, volevo solo avvisarvi perché, sai, ho capito che questo video sarà un fake, dato che è un po' complicato. Comunque questo trucco non mi dispiace, è carino, cioè almeno sui miei occhi direi che è molto bello. Boh, non è male. Vabbè, vediamo se riuscirò ad andare dal parrucchiere, ve lo farò vedere, spero. Se riuscirò a uscire di casa, spero, riuscirò. Quando ci sto? Sto guardando fuori il vicino cosa sta facendo. Vabbè, comunque, boh. Vediamo se riesco.
Ok. Sono in giro. Per fortuna gli ho regalato a mia mamma il porta, non mi ricordo più come si chiama, quello per attaccare il telefono, così quando guido riesco a riprendere. E niente, in poche parole, è arrivato il corriere alle 5:20. Adesso io sono qua perché devo prendere un'altra cosa e va a finire che arrivo in ritardo dalla parrucchiera. Sto cavolo di corriere, infatti aveva detto che era in ritardo. Spero che non ci mette tanto, perché sennò devo stare qua 3 ore. A parte che l'ho messo un po' scomodo, cioè in teoria per forza va così, però le riprese devo per forza farle così. Allora, l'unica cosa che odio è aspettare, è la cosa che odio di più. Oh, che freddo che fa. Anzi, per fortuna adesso non è buio, perché se era buio io non riuscivo neanche a riprendere col telefono. C'è gente che guarda male. Ma come? Cioè, un conto se parlo da sola come sto facendo e beh, un po' di vergogna. Però come fanno? Cioè, non si vede, non si capisce che io sembra che sto usando il navigatore. Ma sta giacca da fastidio. Finalmente adesso riesco a guidare, solo che sto morendo di freddo. Paura di consumare la batteria, per cui è meglio lasciamo perdere. E allora, prima di domani ce la faremo. Vediamo che ore sono. Ce l'abbiamo fatta, sta arrivando. Se no ha detto ne ha un'altra qua, quella dove c'è il condominio lì dove ti sei fermata con la macchina al terzo piano, ha detto che non sa quanto costa, gli ho detto di chiedere se ci sono spese il condominio e tutto, perché a Schignano è un po' lontano, perché ha detto la signora. Scooter è un po' scomodo, non andabile, che ci va di là? E che ci va di là? Poi la macchina puoi metterla alla chiesa. La scegli tanto. No, io non la metto a Monte di Cristo. Alla chiesa? Dove c'è la parrucchiera lì? Sì, così ora che esco. Grande 70, no, 70 è troppo. No, ho detto che può fare, può abbassare il prezzo e poi fino a là no, con quel prezzo no, costa anche di meno, perché se no ho detto c'è questa ma non so quanto costa, mi chiedere. Terzo piano è troppo.
acceso. Io sto morendo di freddo. Molto. Sì, vabbè, ma non così potente. Bianche sono diventati arancioni. Tutti arancione. Resi denti. Yes. No, beh, ma stai in mezzo a quella signora. Cavolo. Sta cintura maledetta. Vedo se ho un buco del Q, lo parcheggio lì. Ce l'hai fatto? Sì. No, c'è qua. Che buco nel culo! Guarda se posso andare avanti. No, vedi? Sei sicuro? No, per me no. Oh. Che buco del culo, ho trovato parcheggio. E dammi la moglie. Guarda. Che c'è? Io non mi sa che non c'è. Allora, c'è qua, dipende quanto... È fino alle 7, si parla. Alcune cose magari che fanno più fatica ad asciugare, la piuma d'oca proprio, quelle a gettoni fuori non asciughi benissimo. Stavo dimenticando di finire il vlog. Siamo arrivati a casa adesso, sono le 11:30. Praticamente l'ho fatti così i capelli, lisci, normali, lisci. Ovviamente mi stavo cambiando, mi stavo dimenticando di finire di registrare. Niente, sono stata praticamente quasi 3 ore dal parrucchiere perché c'è stato una cosa allucinante. E allora alla fine ero un po' in ritardo. Sono arrivata a casa che erano le 8:30 più o meno. Poi abbiamo mangiato la torta così, ma diciamo che non mi è piaciuta tanto sia la torta che il mangiare, pensavo meglio. Hanno cambiato gestione e allora alla fine non mi è piaciuto tanto, diciamo. E niente, comunque vi ricordo che i vlog della Thailandia inizieranno da sabato prossimo,
questo vlog andrà di sicuro o alle 5 del pomeriggio o anche alle 8 di sera, perché le dovrei montare. E siccome domani mattina io lavoro, cioè sabato mattina io lavoro, non riuscirò a montarlo prima questo vlog. E di sicuro non mi metto a montare il vlog adesso a mezzanotte, perché io adesso devo andare a letto a dormire e svegliarmi per andare a lavorare. Per cui andrà un po' in ritardo, ma chi se ne frega. Vi ricordo che molte persone non hanno ancora visto il vlog di Verona, andate a vedere il vlog di Verona. Detto questo, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, perché vedo che molte persone che mi seguono qui non mi seguono anche su Instagram. Seguitemi anche lì, perché lo sapete molto prima quello che faccio che qua. Detto questo, non ce la faccio più, sono stanca. Il regalino che mi ha fatto il mio ragazzo ve lo farò vedere, perché ho fatto le foto, mi sono dimenticata di fare il video. Ve lo farò vedere lunedì, cioè nel senso martedì lo vedete. E niente, poi se mi daranno i regali, perché ancora non ho visto nessuno, vi farò vedere. Se no, niente, vediamo che cosa farò. Va bene, buonanotte e ci vediamo al prossimo vlog. Più o meno, che in teoria è quello di martedì. Vabbè. Buonanotte e al prossimo video.